Si avvia a conclusione la stagione scolastica e si mettono le basi per l'inizio ottimale del nuovo anno. Dopo la battaglia articolata e complessa sulla erogazione dei pasti agli studenti, ora si punta a garantire strutture fisiche sempre più efficienti e ad evitare luoghi di degrado nei pressi degli istituti scolastici. L'assessorato alla pubblica istruzione ha istituito una task force composta da funzionari e dirigenti dei settori dell'ufficio istruzione, lavori pubblici e manutenzione, al fine di monitorare e mappare le criticità presenti negli istituti scolastici. Per rispondere a tutte quelle esigenze di ridistribuzione degli spazi. Tra i dati importanti la crescita delle natalità e delle iscrizioni nelle scuole, dati in controtendenza all'orientamento generalizzato su scala nazionale, considerata la crisi in atto da qualche anno, riguardo ai disagi nei pressi di alcune scuole, relativamente allo stato di degrado e di verde incolto, alle lamentele provenienti da una scuola, l'amministratrice precisa che i lavori di manutenzione erano già programmati. E appunto sostiene questi lavori, che è la vincitrice dell'appalto precedente rispetto alla pulizia, era impegnata nella preparazione della fiera di Schiavo Nero. È allo studio un lavoro preliminare che tende ad analizzare tutte le criticità del passato al fine di evitare problemi in futuro. E anche in questa cosa ci sarà una grande concertazione e nella prossima settimana convocherò la commissione mensa e inizieremo a lavorare con anche la commissione sul capitolato del bando.